Un comandamento nuovo, dice il Signore: come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Spesso la storia umana, come anche sentiamo raccontare in questi giorni, nella prima lettura, sia nella vicenda del re Davide che di altri re, possiamo dire è anche la vicenda dei nostri giorni, che spesso si riduce a una catena di violenza fisica ma anche verbale nei mass media, di una violenza però che genera violenza, che non può ristabilire la giustizia e la verità, perché sappiamo che il male non porta mai al bene, non genera mai giustizia e pace, perché sono necessarie delle persone nuove, capaci di partire dal loro cuore e spezzare così il male con gesti di pace e d'amore. L'abbiamo sentito in modo preciso nel Vangelo. In questo primo grande discorso di Gesù della montagna, come ci ha raccontato Matteo, che ci riporta proprio al centro, al cuore della giustizia e della pace.
l'amore misericordioso del Padre, che ci invita ad amare perfino i nemici. Sapete che questa è la novità del Vangelo, in assoluto. Amare i nemici, amare quelli che ci fanno del bene, amare quelli che parlano male di noi, amare quelli che ce l'hanno con noi. Perché qui siamo nel cuore dell'esperienza cristiana. Il perdono, l'amore verso tutti, l'amore verso i nemici. E perché solo questo amore, solo il perdono è capace di generare una nuova catena, la catena dell'amore e della misericordia. Siate perfetti, ci ha detto il Vangelo, meglio non è tradotta benissimo, perché non è un'esortazione, e sarete perfetti, perché è una promessa che Gesù ci fa, dicendoci che questo sarà possibile anche per noi, che non è un'illusione. L'amore, la giustizia, la pace non è un'illusione, è possibile, nella misura però in cui anche noi saremo disponibili ad accogliere l'amore ed il perdono del Padre. In quest'anno santo siamo accompagnati da questa espressione bellissima, misericordiosi come il Padre. Diceva Papa Francesco nella Misericordiae Vultus, nelle parabole dedicate alla misericordia, Gesù rivela la natura di Dio come quella di un padre che non si dà mai per vinto fino a quando non ha dissolto il peccato e vinto il rifiuto con la compassione e la misericordia. Qui diceva, troviamo il nucleo del Vangelo e della nostra fede, perché la misericordia è presentata come forza che tutto vince, che riempie il cuore d'amore e che consola con il perdono. Così anche noi, carissimi, siamo chiamati in quest'anno, contemplando il volto misericordioso del Padre che ci è stato donato, trasmesso dal suo Figlio Gesù, contemplando la misericordia di Dio, anche noi siamo chiamati ad essere misericordiosi come il Padre. Però c'è un'unica condizione, che se vogliamo essere misericordiosi come il Padre, anche noi siamo invitati a fare l'esperienza della misericordia di Dio, sentirci amati da Dio. E non è facile, non è facile. Vi ricordate Pietro nel Cenacolo? Al gesto d'amore e di misericordia di Gesù, Pietro dice no, non sia questo no, non puoi lavarmi i piedi. E Gesù che gli dice, Pietro, se non farai anche tu esperienza della misericordia del Padre, non potrai entrare nel Regno. Perché, carissimi tutti, per essere misericordiosi, per testimoniare nella vita di ogni giorno l'amore e la misericordia di Dio, prima di tutto dobbiamo noi fare esperienza della misericordia di Dio. In questo luogo sappiamo come tantissime persone, accostandosi con la preghiera, accostandosi anche al sacramento della riconciliazione, fanno l'esperienza nella propria vita, sulla propria pelle, di un Dio capace di perdonare tutto, di un Dio che non tiene conto del male ricevuto. Perché solo così, quando noi ci sentiamo immersi, avvolti dalla misericordia di Dio, solo così saremo capaci di entrare nella logica dell'amore di Dio, che ama senza nessun schema, al di là dei nostri schemi.
fino a farci perdonare i nemici. Allora raccogliamo questa parola oggi, questo invito che la liturgia ci fa. Facciamo in questi giorni esperienza dell'amore di Dio. Lasciamoci raggiungere dall'amore di Dio. Un Dio che delicatamente è capace di entrare nei nostri cuori, è capace di consolazione, è capace di riscaldare anche la nostra vita, farci sentire profondamente nelle viscere, dice spesso il Vangelo, l'amore del Padre, l'amore misericordioso del Padre, l'amore dolcissimo di sua madre Maria, e così, immersi nell'amore e nella misericordia di Dio, essere anche noi segni concreti verso le persone che quotidianamente incontriamo, a partire dalle nostre case, nelle relazioni tra di noi e con tutti quelli che incontriamo nella nostra vita. Invochiamo dal Signore questo dono particolare, chiediamogli questa grazia per noi e per i nostri cari. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.